Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi puliremo insieme il mio frigorifero. Mantenerlo pulito e igienizzato è fondamentale per la salute di tutta la famiglia, soprattutto in questo periodo. Iniziamo allora svuotandolo completamente e oggi andiamo a togliere anche tutti i cassettini per lavarli meglio con il sapone dei piatti. Il prodotto che ho acquistato recentemente per la detersione del frigo è il Mr. Magic lavafrigo e microonde. Sì, in realtà lo utilizzo sia per il frigo che per i microonde. Ragazzi, è il migliore utilizzato fino ad adesso. Innanzitutto è sia sgrassatore che igienizzante. Lava via tutto, anche lo sporco più ostinato, non lascia aloni e soprattutto previene i cattivi odori. La cosa che mi piace di più però è che appena lo utilizzate ha un odore delicatissimo, molto buono, ma che non rimane assolutamente all'interno dell'elettrodomestico, che in questo caso è fondamentale. Visto che ho ricevuto diverse richieste da parte vostra sia sui prodotti che utilizzo, vi lascerò sempre i riferimenti nel mio info box. Tutti sappiamo, in tempo di quarantena la spesa dobbiamo farla ogni 10 giorni, quindi avere il frigorifero ordinato è importantissimo, innanzitutto perché non ci sarebbe dentro tutto il carico di cibo che viene fatto e poi per avere chiaro tutto quello che c'è dentro, così da evitare di far scadere i cibi senza averli consumati. Thank you.
ho deciso di pulire il frigo perché Davide è andato a fare la spesa. Riporre la spesa è diventato un lavoraccio. Bisogna prestare tantissima attenzione nel disinfettarla. Ricordate di non poggiare mai le buste sul piano di lavoro, perché anche quelle possono essere contaminate. Io utilizzo alcol e carta. Passo appunto l'alcol su tutte le confezioni prima di riporle. Se magari non volete sprecare carta, potete utilizzare anche una pezzetta, che subito dopo però dovete lavare e non utilizzare per altro. Ovviamente dopo mi lavo le mani, dopo aver gettato la carta che ho utilizzato, lavo le mani e vado a riporre tutti i prodotti nel mio frigo. Sono tranquilla perché ho igienizzato tutti, quindi sono pronti per poter essere conservati. La frutta e le verdure le lavo sempre aggiungendo il bicarbonato. Le lascio in ammollo una quindicina di minuti, anche se basterebbero 10, però io faccio altro, quindi poi 15 minuti passano sempre, e per poi sciacquarle e conservarle. Non ho una quantità precisa da darvi per il bicarbonato, dipende, io vado ad occhio e abbondo sempre. Non riutilizzo mai le buste, ma le getto e lavo spessissimo le mani durante questi passaggi. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine. Io continuerò a conservare la mia spesa adottando questi piccoli accorgimenti che ci danno sicurezza e fanno stare più tranquilli. Di questi tempi la prudenza non è mai troppo. Vi ringrazio, un bacio a tutti e al prossimo video!